Una domenica sotto il segno dello sport e del benessere. È stato il centro storico di Lucca, Piazza Napoleone, Piazza del Giglio, gli spalti delle mura ad ospitare la giornata nazionale dello sport organizzata dal CONI e dal Comune. Le strade e le piazze del capoluogo si sono trasformate in una vera e propria palestra a cielo aperto dove giovani e adulti hanno mostrato e si sono cimentati nelle più svariate discipline. L'obiettivo di questa giornata infatti era proprio sensibilizzare e promuovere la pratica sportiva. Le associazioni del territorio sono così sbarcate in piazza con attività di informazione e esibizioni. Dal karate al ping pong, dalla pallavolo alla danza, dal basket alla scherma, una festa di movimento e di colori. L'evento ha ottenuto il risultato sperato, attirando l'attenzione di tanti giovani e passanti che in molti casi si sono fermati per provare un nuovo sport. Per il CONI è stata anche una doppia festa. In questi giorni infatti si celebrano i 100 anni di costituzione del Comitato Olimpico Nazionale, un organismo fondamentale per la promozione dello sport nel nostro paese.